Signor Sindaco, ci ritroviamo alla clinica del Ceppo a vedere dei cavalli che difficilmente poi riusciremo a vedere per il palio. Io, sapete, ancora non ho preso una decisione definitiva su questa vicenda e è molto pesante questa scelta, come potete immaginare, visto che siamo fra, non solo fra persone esperte, giornalisti bravi, ma siamo anche fra persone che vogliono bene a Siena, vogliono bene alle nostre tradizioni. Quindi la scelta la farò all'ultimo momento. Uno dei motivi, ieri ho fatto anche una riunione con la municipale dicendo che bisogna cercare di non fare stop and go per quanto riguarda i colori del nostro comune, perché per capire se ci fosse un miglioramento progressivo. È ovvio che il tema fondamentale sono i contatti, gli assembramenti sono un'altra cosa, i contatti per il palio sono una parte del palio legittima, assolutamente giustificata, basta pensare al giubilo della contrada vincitrice, basta pensare a quello che significa. L'interesse che c'è nella nostra tradizione, nella nostra civiltà, basta vedere qui l'entusiasmo dei miei veterinari, del dottor Ciampoli, e di tutti i tecnici che sono. Questo è un attentato al sindaco. scherzo ovviamente. Camillo, scherzo, lo so, attentato al primo cittadino. Poi ammirato basso, capito? Vabbè, però li voglio bene, quindi lo perdono. E quindi avete visto i nostri tecnici, sono tanti anni con noi, che l'ho visti proprio, diciamo, preoccupati ma anche contenti di essere qui al Ceppo. Quindi la situazione è come al solito una situazione in questo momento, in generale, in condizioni normali, e ci ritorneremo, era una festa, no? Questa era l'inizio, il preludio, insomma, l'antipasto, diciamo, di tutta una serie di eventi che poi entravano nella storia della nostra città. Quindi basta vedere il numero dei cavalli che ci sono stati, quindi non è che questo interesse è diminuito oppure le persone si sono, e anche per questo noi vogliamo, quello che possiamo fare, farlo ovviamente. Si sta parlando di 169 cavalli e 167 ammessi, si sta parlando di oltre 50 cavalli nuovi, quindi insomma è chiaro che qui non stiamo parlando di aspetti episodici, ma non c'è bisogno, lo dico a voi, lo sapete tutti, forse anche meglio di me per certi versi, visto che il palio lo seguite da decenni. Questo è il tema, è una civiltà che non muore e che ha non solo il rispetto, come diciamo sempre, anche di questi magnifici animali, ma ha un rispetto delle proprie tradizioni, che è un modo per guardare al futuro in maniera intelligente. È questo il tema. Siamo qui oggi, indipendentemente da quello che succederà, sulla domanda che mi è stata fatta, proprio perché questi momenti comunque sono momenti di socialità e sono importanti. Poi bisognerà capire quello che è possibile e non è possibile fare. Ripeto, vediamo un po' come si evolve la situazione sanitaria, perché tanto è lei che detta, diciamo, la situazione. La preoccupazione più grossa è proprio non tanto tutto quello che può succedere in piazza, a parte il giubilo, ma è tutto quello che c'è fuori, che ruota nella città, non solo in piazza, perché l'arrivo in piazza del cavallo, l'uscita, le scene. Quindi andrebbero riscritte un po' le regole nel caso magari di uno straordinario. Sì. Il problema è che le regole si possono anche scrivere, poi bisogna riuscire a farle rispettare, e non è che e dopo un anno senza palio si fa male a dire a una cittadinanza, sinceramente qualche preoccupazione, andare a dire a qualcuno: guardate, bisogna stare a un metro l'uno dall'altro, l'avrei, ecco. credo se poi qualcuno mi manda a quel paese, forse insomma, credo sarebbe anche un ragionamento, insomma, che accettabile, ecco, per certi versi. Se lei taglia di popolo. Sì, è una...
le restrizioni sarebbero una cosa negativa al 100% per un futuro. Ma come si fa a vincere un palio? Si scendono il palio dal palco e sotto le persone devono stare a un metro dall'altro. Io la vedo una cosa piuttosto complicata, ecco, poi può succedere tutto, ma bisogna vedere questa evoluzione dei vaccini, questa evoluzione, questo secondo me è dirimente da questo punto di vista. Le tempistiche di una possibile decisione quali possono essere? Io ancora ritengo, voglio capire bene ora il mese di maggio, la prima parte del mese di maggio come va, è chiaro. Più stop ci sono e più la strada è in salita, su questo è evidente, no? Per questo ho detto della riunione con il comandante, con il vicecomandante municipale e con il vice sindaco che ha la delega alla municipale, di essere un po' più stringenti ora, proprio per cercare, se dobbiamo fare un percorso lo dobbiamo fare in discesa, no? Se lo facciamo in salita è un problema. Senta, limite massimo per dire sì o no quando? La seconda metà di maggio. La seconda metà di maggio, un po' come l'anno, un po' come ottobre. Ma qui chi se l'aspettava una recrudescenza? Vede, per esempio, io sinceramente dopo aver visto l'estate sarò un inguaribile ottimista, però mi pareva che tanto la città va ringraziata a tutti i cittadini che davvero c'è stata anche ora c'è un'attenzione, perché le cose succedono in altri posti senza criminalizzare nessuno, a Siena non succedono, questo va detto, e le persone hanno un senso civico notevole, e questo fa parte di un vissuto collettivo di cui il palio è una parte. Perché il palio non è mica soltanto, il palio è il rispetto dell'anziano, il rispetto dei rapporti sociali, le interiezioni fra le generazioni. Dove si vedono queste cose fuori da Siena? Ma non perché io voglia, guarda, chiaro, noi tutti li vogliamo bene nella nostra città, però questa è la verità, poi uno la può vedere come vuole, però questo è il nostro modo di vivere. E avevamo avuto un'estate, devo dire, per merito dei cittadini, mica perché qui le medaglie non se le deve mettere, io me le metto le medaglie, insomma, per merito dei cittadini è molto buona. E speravo, francamente, che poi ci sarebbe stato. Purtroppo avete visto, io non sono uno specialista, però problemi con qualche vaccino, poi non lo so, insomma, anche sulle produzioni di questi vaccini credo ci sia stato dei ritardi, certamente non determinati, non da noi, ma comunque in generale. E un conto sarebbe, si arriva alla fine di maggio e c'è una vaccinazione, come si dice, un'immunità di gregge, diciamo al 60-70%, cosa mi sembra sia sfumata, sembrava all'inizio fosse possibile. È un conto se non ci arriviamo, per esempio. Quindi, siccome io la speranza ce l'ho sempre, perché insomma è una cosa, e prima di annullarla, insomma, dispiace molto, no? Dispiace a tutti. E allora cerco di arrivare fino all'ultimo momento utile che poi non fa diventare un caos l'organizzazione. E questo è il motivo. Vediamo dove si arriva con l'immunità di gregge. Sindaco, se non si dovesse lavoratamente correre il palio, comunque il protocollo prosegue, magari sarà possibile allungarlo anche durante i mesi estivi? Io, questa sarebbe la mia intenzione, sì, cioè vorrei comunque, anche perché il palio ci sarà, quindi gli equidi, come dicono quelli che hanno una cultura veterinaria importante, bisogna farli allenare, bisogna tenerli in forma, sono soggetti che noi amiamo molto, ma sono anche degli atleti, e quindi non è che oggi chi fa i tornei di tennis ha smesso di allenarsi, si allena in previsione di poter riaprire, ma magari un altro anno, diciamo, parlo del tennis ovviamente, ma così in tutti gli sport, questi sono, oltre a essere molto amati, sono anche degli atleti, e quindi in questo senso è giusto che si allenino
per una corsa specialissima come la nostra. E si sente di dire ai proprietari 169 cavalli dopo un anno di niente, vanno rodati praticamente. Sì, vanno allenati, rodati, e anche la soddisfazione di vederli correre, perché chi ha un cavallo non è soltanto, certo, vincere è sempre infinitamente meglio che perdere, questo non c'è dubbio, però è un rapporto, no, con il cavallo. Quante volte noi sappiamo che il cavallo poi diventa un'affezione anche magari di chi non è proprietario, di un mangino, di un capitano, e poi lo compra e lo tiene a prescindere dai risultati che può fare. E mi sento di dirgli bravi, bravi, perché questo ha un significato ben preciso, che il senese ama il cavallo, ama il palio. E quindi, come vedete, la risposta è stata: noi vogliamo in tutti i modi il protocollo e vogliamo andare avanti. Questa è la risposta che ci ha dato con questi numeri i proprietari, quindi io non posso ringraziarli. Per le feste titolari è possibile immaginare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno, anche se insomma, difficile probabilmente anche su questo dare una risposta in questo momento definitiva, no? Ma per le feste titolari io vorrei che qualcosa venisse fatto quest'anno, perché anche questo fa parte della nostra tradizione. Mi sembra innaturale per così tanto tempo non sentire il rullo dei tamburi e vedere i ragazzi che si allenano nelle piazze, nelle società di contrada e negli spazi dove abitualmente si allenano. Mi sembra innaturale. E stiamo ragionando le forze dell'ordine con il signor prefetto e con il signor questore, e ho parlato con il rettore del magistrato. Io vorrei fare almeno un giro in forma ridotta, ecco, lo vorrei fare il giro, poi vediamo ancora il dettaglio, non lo so, però vorrei il giro farlo, magari i primi giri, quelli delle contrade che per prime hanno la festa titolare, forse troviamo una soluzione per farlo scorrere, uno slittamento leggermente in avanti, ecco. Però mi interesserebbe molto anche questo. Sapete bene che il nostro rito è composito, quindi non si può trascurare alcun aspetto, anche questo è molto importante. Ovviamente, o tutti o nessuno, come dissi lo scorso anno, perché le 17 consorelle hanno tutti gli stessi diritti e ovviamente devono poter fare il giro, devono poter fare la festa titolare. Magari chi ha date molto anticipate troveremo delle soluzioni eventualmente, posticipando per l'appunto l'evento. Una cosa che sicuramente va avanti, sindaco, è diciamo l'iter per far dichiarare il palio appunto patrimonio immateriale. A che punto siamo? Ma siamo al punto che ora ci occupiamo, ora finiremo, spero il 27 finiremo sulla Fondazione Santa Maria della Scala. Questo è un tema che dovrà essere affrontato in maniera stringente subito dopo, insieme ovviamente alle vicende del Monte dei Paschi e del rapporto fra Fondazione e Monte dei Paschi. Sono questi i due temi che poi verranno, sì, questo è uno ovviamente. Che verrà analizzato. Se posso fare, visto che lei ha parlato di fondazione ed è venuto con tacconi al ceppo, si è parlato tanto in questi giorni di indiscrezioni sulla fondazione, della possibilità di Daniele Tacconi presidente. Ma infatti io mi faccio portare sempre dal presidente della fondazione Macchina, meno del presidente della fondazione, io non come autista non lo scelgo, no. Sapete benissimo che, perché oltre a essere anche senesi e ottimi professionisti, sapete benissimo che un anno di distanza è un'era geologica, va bene? Quindi io è un'indiscrezione, ma è il mio capo di gabinetto, è così, è nata questa notizia, una notizia che ovviamente da par vostro voi avete trasmesso, ma da qui a pensare a quello che sarà il presidente della fondazione, fra l'altro in questo momento
cioè, ci sono tante cose molto prima delle nomine e della presidenza della fondazione. C'è per esempio il tema di quello che succederà alla Banca Monte dei Paschi. Questo secondo me è il momento più importante in questo momento, è una priorità assolutamente. La Serafina per essere alleata deve essere contro. Come? Serafina, deve essere un'alleata e essere contro. Ma no, ma... Diverse cose in un certo modo. Ma no, io penso che non eravamo più abituati alla possibilità di esprimere un pensiero libero e indipendente da parte di tutti. Guardi che in maggioranza... Capisco che siamo stati abituati negli anni, anzi nei decenni precedenti, ad avere il pensiero unico. Qui noi siamo tutti liberi di esprimere le proprie opinioni. Quello che conta è come si vota poi in consiglio comunale e quelli che sono i rapporti diretti con le persone. Questo è quello che conta. Poi la diversità di pensiero non è mai un elemento di discordia necessario, è un elemento di dialogo, che è una cosa diversa.